È un grande risultato, soprattutto in tendenza addirittura di miglioramento rispetto già a un bottino dell'anno scorso che ci vedeva, come dire, come regione regina in Italia. Credo che sia, dal punto di vista ambientale, che mi riguarda più da vicino, e turistico, perché è uno dei must della nostra regione, un grande risultato. Sono ben 27 le località premiate dalla bandiera blu quest'anno. Mi piace sottolineare soprattutto il grande sforzo di carattere ambientale che noi facciamo sia nell'educazione, perché ambiente e rispetto dell'ambiente significa partire anche dalle generazioni più piccole per educare anche i grandi a volte, che forse sono meno educati a volte dei più piccoli, ma anche i grandi sforzi su quello che è uno degli aspetti fondamentali per la concessione della bandiera blu, cioè l'assenza di scarichi fognari in mare. Cioè, tu puoi aderire e ottenere la bandiera blu con una serie di criteri. Ma il primo criterio base è quello di non avere scarichi a mare. Credo che sia una questione di impatto culturale e continuare a investire come Regione Liguria in questo tipo di diciamo, situazione credo che sia un grande vantaggio per tutti, non solo ovviamente a livello di impatto turistico e visivo, ma anche perché evidentemente consente a tutto il progresso culturale, ambientale, che sui rifiuti ad esempio deve fare ancora grandi passi in avanti per quanto riguarda la nostra regione, di vederci in qualche materia come quella diciamo dell'allacciamento degli scarichi fognari, leadership diciamo di un territorio più ampio come quello nazionale, e credo che questo sia un dato per chi fa come me attività anche di tipo ambientale, un dato significativo. Ed evidentemente fare il bagno in un'acqua più pulita dove gli scarichi fognari non scaricano in mare è senza dubbio uno degli elementi di caratteristiche anche turistiche per chi viene, auguro come dire, numerosi e sempre più numerosi per tutti i cittadini che vogliono venire a visitare la Liguria. Quindi complimenti a tutte le amministrazioni, perché questo è uno sforzo che non si fa da soli. Regione Liguria fa investimenti importanti, ma senza anche diciamo l'appeal culturale amministrativo dei sindaci e delle amministrazioni che su questi progetti ci credono, difficilmente si riuscirebbe ogni anno ad aggiungere diciamo medaglie nuove a questo primato che è già molto importante. 27 credo che sia veramente un primato nazionale che ci hanno anche riconosciuto, come dire, i nostri vicini di casa dalla Toscana, perché credo che sono i nostri antagonisti principali, ma veramente questo è uno sforzo importante e credo che vada dato merito a tutti coloro i quali hanno lavorato per ottenere questo 27, che è veramente un bel numero.